Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Madame Crochet. Allora, oggi realizzeremo queste mattonelle a forma di cuore. Guardate che carine. Io le trovo proprio belle, allegre, perfette per fare tante creazioni. Per esempio coperte, copertine per carrozzino, per lettino, plaid, cuscini. Cuscini colorati, allegri per dare un tocco di colore al nostro divano e anche, direi anche borse, delle belle borse in lana invernali molto colorate. Bene, allora adesso vediamo subito come si realizzano. Allora avremo bisogno di due colori a contrasto. Naturalmente per creare un bel gioco cromatico, io ho pensato di fare sempre i bordi delle mattonelle con un filato di questo color panna e poi all'interno varierò i colori utilizzando dei gomitoli o degli avanzi di gomitolo che ho e ne ho veramente tanti, quindi questo tipo di lavori vanno bene anche proprio per smaltire gli avanzi di lana. Queste mattonelle si iniziano con la creazione del cuore centrale. Allora, che cosa facciamo? Facciamo un cerchio magico, quindi avvolgiamo il filo in questo modo, prendiamo questo capo, agganciamo l'altro capo, lo tiriamo fuori e poi riprendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso l'asolina. Questo è il cerchio magico, lo sapete già. Poi facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. E all'interno del cerchio magico lavoriamo 11 maglie alte, in tutto 12, comprese le catenelle. Quindi filo sull'uncinetto, una, 2, così fino a 11. Finite le maglie alte, ne abbiamo 12, comprese le 3 catenelle di inizio. Tiriamo un po' la codina e chiudiamo il cerchio magico. Adesso dobbiamo agganciarci e chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella, quindi 1, 2, 3, questa qui. Entriamo qui con l'uncinetto e facciamo una maglia bassissima. E così abbiamo fatto il nostro primo giro. Adesso qui dove siamo, cioè sulle 3 catenelle di chiusura, facciamo una catenella per alzarci che non conteremo e sempre nello stesso punto qui facciamo 2 maglie basse, quindi entriamo con l'uncinetto, facciamo una, entriamo nello stesso punto e facciamo 2. Così. Nella maglia successiva, che è questa qui, fate attenzione perché rischiate di non vederla. Filo sull'uncinetto, facciamo una maglia alta. Poi quindi una maglia alta nella maglia successiva, nella maglia successiva invece ne facciamo due. Una e due. Due maglie alte. Nella maglia successiva facciamo altre 2 maglie alte. Altre 2 maglie alte in quella dopo. 2 maglie alte in quella successiva. Due maglie alte in quella successiva. Due
di nuovo 2 maglie alte nella successiva, in tutto ne ho fatte 8, quindi nel primo punto da dove sono partita sulle 3 catenelle ho fatto 2 maglie basse, poi nella successiva ho fatto una sola maglia alta e poi ho fatto 8 aumenti e sono arrivata a questo punto. Mi rimangono 2 maglie da lavorare e in queste 2 maglie farò una maglia alta singola e nella successiva farò 2 maglie basse, una e due, e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che ho lavorato, che è questa qui. La catenella non la conto, che avevamo fatto prima, mi infilo direttamente nella prima maglia bassa e faccio una maglia bassissima e chiudo il cerchio in questo modo. Adesso nel terzo giro faccio di nuovo una catenella per alzarmi nella prima maglia bassa, questa qui, faccio di nuovo una maglia bassa, faccio un'altra maglia bassa. Nella maglia bassa successiva, vi ricordate che ne avevamo fatti 2, faccio una mezza maglia, filo sull'uncinetto, entro e faccio una mezza maglia alta. Nella maglia successiva invece faccio 2 maglie alte, una, due, e anche nella maglia successiva, una, due, nella maglia successiva di nuovo 2 maglie alte, una, due, e in quella successiva invece faccio 2 mezze maglie, una e due. Adesso nelle successive 5 maglie lavorerò delle maglie basse, quindi in ognuna una maglia bassa, perciò mi infilo in questa e faccio una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa, e ne ho fatte 4, e una maglia bassa, sempre l'ultima, nella successiva. Vedete che si sta creando il lato del cuore, vedete, qui è più basso, qui si allarga e qui si restringe. Adesso nella maglia successiva farò una mezza maglia e una maglia alta, e nella maglia successiva ancora farò la stessa cosa speculare, cioè filo sull'uncinetto una maglia alta e una mezza maglia. In questo modo vado a creare la punta del cuore. Poi nella maglia successiva faccio una maglia bassa e ne faccio altre 4, esattamente come dall'altra parte, quindi una, due, tre e 4. Ne devo fare in tutto 5. Adesso andiamo a riallargarci da quest'altro lato e quindi nella maglia successiva facciamo 2 mezze maglie, una, due, nella maglia successiva 2 maglie alte, una, due, nella maglia successiva ancora altre 2 maglie alte, e arriviamo qui sulla sommità dove facciamo, abbiamo ancora 2 maglie da lavorare, facciamo una maglia alta e una mezza maglia
nella stessa maglia di base e poi facciamo una maglia bassa qui in questa maglia, in questo spazio facciamo una maglia bassa e ci agganciamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato nell'altra parte, nella parte speculare. Quindi una maglia bassissima ed ecco qui abbiamo creato il nostro cuoricino. Vedete che carino? Bene, il nostro cuore è finito. A questo punto lo chiudiamo con una catenella in più e tagliamo il filo perché il nostro cuore è terminato e adesso dobbiamo cambiare colore, quindi tiriamo bene, ecco qua il cuoricino, e adesso prendiamo, poi questi fili li nasconderemo, prendiamo il colore a contrasto e ci agganciamo per proseguire la nostra mattonella. Allora adesso cambiamo colore e facciamo il bordo. Dobbiamo entrare con l'uncinetto e il colore nuovo nella prima maglia alta che abbiamo fatto nel giro precedente. Avevamo fatto, se vi ricordate, una mezza maglia e una maglia alta nella maglia bassa precedente. Entriamo qui, quindi nella maglia alta, la prima che abbiamo fatto della serie di maglie alte. Vi consiglio di mettere un marcapunti nel giro precedente in questa maglia perché poi potrebbe essere difficile riconoscerla. Ci agganciamo con il filo e facciamo 3 catenelle. Nello stesso punto lavoriamo anche una maglia alta. A questo punto facciamo 2 catenelle, 2 catenelle, saltiamo questa maglia, quella successiva, e nella prossima facciamo 2 maglie alte. A questo punto dobbiamo fare l'angolo, quindi facciamo 4 catenelle invece di 2, 3 e 4, e nella maglia successiva, stavolta non la saltiamo, in questa maglia qui, lavoriamo 2 maglie alte. Due catenelle. E adesso proseguiamo, saltiamo una maglia, questa, e nella successiva lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle, saltiamo una maglia, questa qui, e nella successiva lavoriamo altre 2 maglie alte. Due catenelle, saltiamo la maglia successiva, andiamo nella prossima e a questo punto lavoriamo 2 doppie maglie alte, quindi una, due volte filo sull'uncinetto, entriamo e facciamo così, due volte filo sull'uncinetto, chiudiamo una, chiudiamo due e chiudiamo tutta la maglia. Adesso saltiamo di nuovo una maglia, ci infiliamo qui e facciamo ancora due doppie maglie alte, quindi una e due. Adesso altre 2 catenelle, saltiamo una maglia e andiamo in questa qui e facciamo le ultime 2 doppie maglie alte di questo lato.
poi dovremo rifare tutto nel lato opposto. Adesso due catenelle, scusate, ci infiliamo qui nella maglia alta della punta del cuore. Abbiamo due maglie alte vicine, vedete, vi ricordate, ne abbiamo fatte, abbiamo fatto due mezze maglie qui ai lati e due maglie alte proprio sulla punta. Quindi ci infiliamo con l'uncinetto e qui facciamo due maglie alte, semplici stavolta, una, due, e anche nella maglia successiva, senza catenelle, senza saltare nulla, facciamo due maglie alte. In questo modo. Adesso facciamo 2 catenelle e nella maglia successiva facciamo specularmente, come abbiamo fatto di là, le due doppie maglie alte. Catenelle, saltiamo una maglia, in questa qui facciamo altre due maglie alte doppie. Due catenelle, ne abbiamo ancora due da fare, due gruppetti. Quindi saltiamo una maglia e facciamo in questa due maglie alte doppie. Vedete che sta assumendo questa forma. Quindi no, ne abbiamo già fatte tre, per cui adesso saltiamo una maglia e in quella successiva, facciamo naturalmente le due catenelle di separazione, in quella successiva riprendiamo a fare le maglie alte normali, quindi una e due, 2 catenelle, saltiamo una maglia, due maglie alte normali in questa seguente, due catenelle, saltiamo una maglia, due maglie alte normali e adesso siamo arrivati qui, facciamo l'angolo, quindi 4 catenelle, 3 e 4, e nella maglia successiva facciamo 2 maglie alte normali. Due maglie alte normali, saltiamo una maglia, nella maglia successiva facciamo, beh, naturalmente facciamo sempre le solite 2 catenelle che ogni tanto me le dimentico, nella maglia successiva facciamo 2 maglie alte, così. E a questo punto chiudiamo facendo 2 doppie maglie alte qui nella maglia centrale, 2 doppie maglie alte, quindi ci infiliamo qui e lavoriamo 2 doppie maglie alte.
questo punto chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale che abbiamo fatto all'inizio. Ci infiliamo qui con l'uncinetto e facciamo una maglia bassissima. Ora facciamo l'ultimo giro. Allora, prendiamo un po' di filo perché dovremo fare tutte maglie alte e di filo ne consumano parecchio. Allora, per iniziare 3 catenelle, nella maglia successiva una maglia alta e nello spazio di 2 catenelle che abbiamo qui facciamo 2 maglie alte, quindi una, 2, nelle 2 maglie successive facciamo 2 maglie alte, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. E adesso qui nello spazio delle 4 catenelle facciamo 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle e 2 maglie alte. Nelle 2 maglie successive facciamo una maglia alta sopra la maglia alta e una maglia alta sopra l'altra maglia alta. E nello spazio di 2 catenelle adesso facciamo 2 maglie alte, e poi riprendiamo una maglia alta sopra la maglia alta e una maglia alta sopra la maglia alta. Praticamente su ogni maglia alta dobbiamo fare una maglia alta, nello spazio di 2 catenelle dobbiamo fare 2 maglie alte e nell'angolo dove abbiamo le 4 catenelle dobbiamo fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Questo giro è abbastanza semplice. Andiamo avanti così e ci ritroviamo quando arriveremo sopra le doppie maglie alte e qui dovremo fare una cosa leggermente diversa. Ecco, adesso qui sono sulle 2 doppie maglie alte, quindi devo fare invece 2 triple maglie alte, quindi 3 volte filo sull'uncinetto, entro qui e faccio 1 2 2, quindi 1 2 3 volte filo sull'uncinetto, entro qui e faccio 1 2 3 e 4, 1 2 3 volte filo sull'uncinetto e faccio l'altra maglia alta tripla. Adesso qui dobbiamo creare l'angolo, quindi facciamo 2 maglie alte triple qui, 1 2 3, due catenelle e altre 2 maglie alte triple. Ecco, abbiamo creato questo angolo e adesso nelle maglie successive riprendiamo a fare le maglie alte normali. Quindi qui ne facciamo 1 2, qui nello spazio di catenelle ne facciamo sempre 2, 1 e 2,
poi qui una maglia alta normale su ogni maglia alta che abbiamo sotto. Ecco, arrivati, avete visto, abbiamo fatto il giro sulla punta del cuore. Arrivati dall'altro lato, dobbiamo fare l'altro angolo, quello che abbiamo fatto di qua. Quindi qui nello spazio facciamo due maglie alte triple. Una e due. 2 catenelle e altre 2 maglie alte triple nello stesso spazio di catenelle. Adesso su queste qui facciamo sempre 2 maglie alte triple o triple maglie alte, come dir si voglia. E qui riprendiamo invece a fare le maglie alte normali, quindi qui nello spazio ne facciamo 2. Sulle maglie alte facciamo le maglie alte come al solito, come abbiamo già fatto dall'altra parte, e proseguiamo così fino all'angolo opposto. Arrivati all'angolo opposto a questo, facciamo 2 maglie alte sulle maglie alte come sempre. E poi nello spazio di 4 catenelle facciamo 2 maglie alte due catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. In questo modo. E poi proseguiamo a concludere le maglie alte sulle maglie alte che ci rimangono nello spazio di catenelle. Ne facciamo 2 2 vedete, e qui facciamo su queste maglie che abbiamo, facciamo tutte maglie alte, quindi 1 2 3 4, e concludiamo con una maglia bassissima nella prima maglia alta che abbiamo fatto. Facciamo una catenella, tagliamo il filo, tiriamo ed ecco qui la nostra mattonella a forma di cuore è terminata. Ecco qui, guardate, sono molto molto carine. Avete visto, non è facilissimo, cioè soprattutto bisogna stare attenti a questo giro, questo qui dove il giro in cui ci agganciamo con il nuovo filo al cuore, perché questo è un po' più brigoso rispetto agli altri, perché bisogna stare attenti a contare le maglie giuste e ricordarsi di poi fare le
doppie maglie alte dove vanno fatte e di saltare le maglie in modo preciso, altrimenti il lavoro non viene perfetto. Ma per il resto, quando si prende la mano, poi il lavoro viene abbastanza facile. Il risultato è questo. Spero vi sia piaciuta. Con questa mattonella potete fare veramente tanti lavori simpatici e magari nel prossimo video vediamo insieme come realizzare il cuscino. Io ho in mente di fare, probabilmente farò un cuscino appunto con queste mattonelline e come cucirle insieme. Bene, vi ringrazio per aver seguito il video e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao a tutti!